Ciao a tutti, bentornati su The Games Brew, io sono Roy Lovat e oggi grazie allo Steam Next Fest vi porto un'altra demo molto curiosa. Il gioco che andiamo a vedere oggi, come vedete, si chiama Wall World ed è un titolo che, come vedrete tra pochissimo, richiama molto, ma anzi moltissimo, Doom Keeper. Allora, in questo caso però invece di lavorare orizzontalmente lavoreremo verticalmente su un muro. Infatti, come vedrete dalla presentazione, l'umanità vive arroccata su questo enorme muro che sembra essere infinito, anche se gli anziani raccontano che ci dovrebbe essere un limite a questo muro. E questo gigante roccioso su cui siamo attaccati con questi ragni robotici è la base di tutte le nostre risorse. Infatti siamo una sorta di minatori che, grazie a questo ragno meccanico, scala la parete alla ricerca di fratture dove iniziare a scavare e recuperare tutte le materie che ci servono per potenziare il nostro ragno e ovviamente poi per aiutare la nostra gente. Il gioco, come dicevo, poi è molto simile a Doom Keeper perché appunto la dinamica dell'esplorazione del sottosuolo è la stessa, ma in orizzontale, e avremo lo stesso omino che raccoglie con una trivella, anche se differente, vari minerali, distrugge la roccia alla ricerca della via migliore, potremmo potenziare i nostri utensili, e la base appunto in questo caso è mobile e va in verticale, ma avremo anche qui delle armi per difenderci dalle varie ondate di nemici. Devo dire che infatti sono rimasto un po' stupito perché questo gioco non è sviluppato dagli stessi sviluppatori di Doom Keeper, ma da Alawar Premium. Quindi, boh, non lo so, è un po' strano. È bellissimo il gioco, è veramente bellissimo, però se fossi nei panni degli sviluppatori di Doom Keeper, non so, mi preoccuperei un attimo, no? Non c'è qualche conflitto di interessi. Adesso lo vedrete perché è veramente, veramente molto simile. Ciò non toglie che il gioco sia godibilissimo, è veramente stupendo visivamente, ma anche come gameplay, ed è anche molto divertente. E vi consiglio assolutamente di provarlo, soprattutto se aveste amato Doom Keeper, perché secondo me questo aggiunge anche un pochino di più. Tra l'altro l'esplorazione è molto, in un certo senso, più interessante, perché qui potremmo trovare delle stanze segrete, ma sono molto differenti da quelle di Doom Keeper, sono secondo me anche un pochino più belle. Ma appunto, non voglio condizionarvi, adesso lo vedrete e mi direte le vostre impressioni. C'è una piccola presentazione tutta in inglese, ma dice quello che vi ho detto, praticamente che la gente vi è attaccata a questo muro, pare infinito, ma c'è chi racconta che ci sia effettivamente un orlo per superare questo muro e che la vita va più o meno bene, non fa proprio schifo se non fosse per queste orde di alieni, di insettoidi che ci attaccano ogni tanto. Allora, io ho già finito la demo, tra l'altro sono abbastanza fiero di me perché ho visto un paio di youtuber che dicono no, bisogna morire all'inizio perché solo morendo sblocchi l'arma più potente eccetera, e io invece no, non sono morto e ho sbloccato un'altra arma fighissima. Quindi almeno nella demo sono sicuro ci siano tre armi, cioè il lanciarazzi, l'arma normale mitragliatrice e il fucile a pompa. Cercherò di fare la stessa cosa, vedete qui c'è per esempio questo che fa danno 10.000 e poi abbiamo questo che ci permette di aumentare la velocità del nostro ragno. Questo già lo possiamo comprare, fammi vedere. No, abbiamo 0, ok. E quindi bene, possiamo riiniziare immediatamente con l'arma base e vediamo un po' se riuscirò nuovamente a sopravvivere. Effettivamente avevo raggiunto un punto che stavo quasi per morire, ma ce l'ho fatta. Allora, guardate un po', questo ricorda molto Dead Space, è l'armatura di Dead Space, è bellissima. Anche la scelta della palette di colori è straordinaria. Art style veramente veramente da 10 e lode.
Allora, eccolo qua, vedete, è praticamente Dunkeeper, solo, come dicevo, in verticale. Questa è la nostra base, questo ragnazzo. Ecco, qui vedete, abbiamo trovato qualcosa, una crepa, dove possiamo iniziare a perforare. E adesso il gioco è proprio Dunkeeper. Qui vedete, abbiamo questa roba, raccogliamo con il destro, abbiamo un aspirapolvere che ci permette di raccogliere i minerali, vengono lasciati in automatico. Ci connettiamo, adesso abbiamo la mitragliatrice che è qui, che swinga, e con cui possiamo uccidere eventuali nemici. Anche la base può essere potenziata, proprio quello che ci si aspetta da un gioco simile a Dunkeeper. Però ecco, vi dicevo, secondo me questa ha qualcosa in più, non lo so, non lo so. Allora, normalmente cristalli viola e verdi servono per potenziare la base, quelli rossi per curarsi, poi ci sono dei degli artefatti che possiamo trovare nelle stanze segrete per potenziare il nostro ragno. Adesso, se io mi piazzo bene qui, riesco a distruggere anche due cosine. Allora, a sinistra in basso vedete che ci sono tre contatori. Il primo è la salute, il secondo è quanto manca all'arrivo dei nemici, ho sbagliato, e il terzo non so cosa sia. Allora, possiamo aumentare tipo la forza della nostra trivella e basta. Ok, bello. Ok, staccava. Tra l'altro prendiamo anche delle esperienze, vedete, queste cosine, queste stelline che servono a sbloccare, se non ho capito male, quelle cose che abbiamo visto all'inizio, perché qui durante il gioco non ci servono a niente. Un'altra differenza con Dunkeeper è che qui un blocco può fare la differenza, perché magari voi avete lasciato questo blocco e dite vabbè, qui non c'è niente, invece magari c'è l'entrata per la stanza segreta, quindi occhio, occhio, veramente distruggete tutto, non solo per ottenere più esperienza ma per evitare di perdere robe segrete. Arrivano degli animali svolazzini, anche l'audio secondo me è fenomenale. Ok, via. Volendo possiamo passare alla prossima crepa, ma direi di no, perché è meglio finire qui di esplorare tutto. Tra l'altro io nella prima run mi sono mosso e dopo la seconda crepa non ho trovato niente per tipo 26 anni e ho rischiato veramente di morire. Qui aumentiamo il nostro aspiramento. Allora, qui in mezzo sì che possiamo lasciare in caso uno strato di roccia, almeno all'inizio, perché poi appunto vedete, distruggendo prendiamo esperienza, ma qui assolutamente nel limite no, perché vedete, ci può essere a parte un'altra zona da distruggere, appunto come dicevo ci potrebbero essere delle zone segrete, delle stanze segrete che vale veramente la pena di esplorare. Allora, io adesso direi iniziamo immediatamente a potenziare la nostra arma. Potenziamo il danno, la velocità con cui si muove. Facciamo il danno, va. E dopo potenziamo la nostra velocità. Mi ricordo mai che con Q cosa ci si stacchi. Dobbiamo anche velocizzarci, perché qui guarda, proprio a uno andiamo. Poi i blocchetti ovviamente cambiano. Magari ci sbrighiamo. Attaccano. Vai, corri. Sto mega pistolone. Finalmente anch'io ho il mio bel pistolone. Fantozzi, tutto bene? Oddio. Oddio. Prima cosa gigantesca. Allora, quello che fa è che spawna nemici come se non ci fosse un domani. Però meglio prima ammazzare questi, perché tanto quello non spara. Sta mega zanzarina qui. Ok, F, vediamo un po' la velocità. E questa? Sì. Aumentiamola del 30%. Niente praticamente. Questo è veramente un gioco con cui perdere, tra virgolette, ore e ore. Perché se Dunkeeper già era fantastico, questo... Eccola qui, una stanzina segreta, vedi? Possiamo trascinare
questa cosa e vedere che cosa ci potenzia. Ma intanto direi, aspetta, continuiamo a distruggere, siamo qui. C'è bisogno di tornare immediatamente alla base, tanto non ci dovrebbe rallentare particolarmente quell'aggeggino. Abbiamo scassato tutto? Abbiamo scassato tutto, perfetto. Ah, non manca questo. Vabbè, dicevo, tutto nelle pareti. 250 stelline abbiamo preso. Ok, vediamo un po'. Ok, ci ha attivato una bomba che possiamo utilizzare come in Dunkeeper per far saltare lo strato roccioso. Non possiamo sbloccare niente, però possiamo staccare il ragno. Tanto possiamo combattere R anche in movimento. Non possiamo schiacciare gli alieni, purtroppo. Quello non so perché. Aspetta che arrivano. Poi l'accoppiata veramente, come dicevo, della paletta di colori verde, acqua e giallo è spettacolare, fa molto bandiera svedese. Lo so che non è verde acqua, però ricorda molto. Iniziare a potenziare sta mitragliatrice perché swinga veramente piano. Ok, un'altra stanzina. Ah, qui dice hai fatto arrabbiare gli dèi eccetera. Non c'è niente, ahimè. Abbiamo già preso un bel po' di danno, eh? Ahimè. Vai. E adesso vediamo, perché come dicevo, se è come l'altra volta, qui non ci sarà nulla. Non so se siano creati casualmente gli ambienti, le mappe in cui ci troviamo, o se siano sempre le stesse, perché per adesso è uguale a quella della prima run. Probabilmente nella demo non sono create in maniera procedurale, ma immagino che alla fine lo saranno, perché sennò rigiocabilità zero, no? Immagino che questo ai fini della demo sia così. Comunque spero che questo video si riprenda benissimo, perché sto avendo dei problemi improvvisi con l'audio. Avevo infatti registrato altri video che ho dovuto cancellare perché non so se siano le cuffie che sono morte, ma ho notato che praticamente registrando, ecco che arrivano, qui c'è un nemico più potente. Praticamente se metto solo la traccia audio del video si sente perfetta, ma quando aggiungo la traccia audio dell'audio cambia la traccia audio dell'audio del gioco. Non so neanche come sia possibile. Boh. Poi se abbasso tutto l'audio del parlato, l'audio del gioco torna ad essere perfetto. Se no no. Boh, non so veramente. Qui stiamo per morire. Forse questa volta mi sa che non ce la faccio. Mi sa che la prima volta è stato un miracolo. No, questa volta non ce l'ho fatta. Allora mi domando come io abbia fatto la prima volta. Veramente, ho avuto molta fortuna. Allora possiamo usare questo. Sì. Possiamo prendere anche questo qui, che aumenta la velocità del nostro ragno. E basta, non c'è più niente. Che c'era a 1000? E vediamo un attimo. Mannaggia, volevo riuscire a vincere anche adesso, perché sennò dico. Allora, abbiamo una nuova abilità. Usa 1 per attivarla. Ah, è un'arma aggiuntiva. Ok. Dobbiamo rifare tutto? Sì. Quindi in realtà non ha cambiato arma, ha semplicemente aggiunto un'arma. Invece io avevo trovato proprio un'arma nuova. Thank you.
Quindi boh, vi dicevo, è successa sta cosa stranissima perché le tracce audio non si sono mai modificate tra di loro una volta che sono sovrapposte. Non so che diavolo stia succedendo a Movavi. Non ho la più pallida idea, veramente. C'è sempre qualcosa di nuovo. Vediamo se questo avrà più fortuna. Prepariamoci a ricevere gli alieni. Un missile teleguidato. Il rumore mi piace un sacco, eh. Anche l'animazione non è male. Siamo riusciti a prendere anche un po' di danno. Effettivamente è molto lento, eh. Stanzina. È diversa stavolta, però c'è sempre la stessa reliquia. Ovviamente non possiamo selezionare il materiale da portare con noi, quindi dobbiamo un attimo usare un minimo di strategia a seconda di ciò che vogliamo fare. Ok, la bomba. Arriva la bomba che scoppia in bomba. Anche gli alieni. Allora, potenziamo. E se fa? Aumenta il radio di fuoco. Facciamo il radio di fuoco e la velocità con cui gira. Yeah. Ok, andiamo a prendere la bombetta, tanto si rigenera ogni 90 secondi. Tittiri, ciao. Finito? Abbiamo finito, adesso dobbiamo cercare di sopravvivere alle ondate di alieni, poi quella di prima. Direi di potenziare assolutamente la nostra velocità perché andiamo come le tartarughe. Non possiamo, ah sì, possiamo, 6. Ok, ciao. Si va a spasso. Già c'è qua, allora si vedi. È solo quella missione iniziale che è uguale. Ma prepariamoci. Non ho visto quant'è il tempo di ricarica dell'abilità. Ah ok, pensavo di poterlo puntare e invece no. Boom. Boom baby. Andiamo a scavare un po' qui. E dobbiamo potenziare anche la trivella, eh? Qui c'è quello di prima.
E così si scoprì che non c'era effettivamente nessun dubbio. Il muro era stato creato da... mistero. Non lo scopriremo mai. Quindi si presume che ci sia anche un minimo di campagna nella versione finale. Poi questo fatto che dondola, che bascula il ragno, dà anche questo senso di 3D, no? Così come le nuvole. Dunkeeper era un po' più piatto. Bellissimo, Dunkeeper, io ci avrò giocato un milione di ore, ma stupendo pure quello. Non lo so, questo ha qualcosa in più. Non andare lì, madonna, peccato, non si può telecomandare quel missile. Ok. Vabbè, dai, perlomeno. Abbiamo preso molto meno danno rispetto a prima. Ah, non sono finiti? Nice. Devono assolutamente aggiungere l'opzione di schiacciarli, perché avrebbe senso. Il bioma sullo sfondo, come vedete, cambia. E a quanto pare sono dei robottoni anche molto più grossi del nostro. Un robottone o una mano, no? Sembra un robottone che esce dal muro. Ok. Andiamo a cercare qualcosa per curarci. I cristalli rossi ci servono. Allora, facciamo così, eh. Ok, facciamo così. Abbiamo trovato niente. Eccoli, vai, vai, vai. Questi ci servono tantissimo. Tanto ce ne servono due per curare di una tacca il ragno. Fortunatamente, almeno per ora, questi cristalli rossi servono solo per curare i ragni, non per altre cose, quindi non dobbiamo separarcene. Che era quel coso rosso? Non l'ho visto nelle altre run. Allora, la forza, ci curiamo. Ok, non possiamo curarci di più. Che dice? Non è disponibile nella versione demo, che cosa? Saprei, forse nel senso che non puoi andare più in alto? Non è vero, l'ho detto, nella prima run mi sono andato molto più su. O era qui e non mi ricordo. Però questa cosa rossa non me la ricordo per niente. Oh no, ho sbagliato. Ah, è vero che c'è stato un aggiornamento, ok. Potrebbero aver aggiornato la demo. Perché io mi ricordo sono andato molto più su, ma non perché ci fossero delle miniere, perché non trovavo niente. Ve lo dico subito, se qui era dove sono arrivato l'altra volta, perché dovrebbe esserci un segreto. In caso ci fosse, allora sì. Poi magari quel coso rosso non vuol dire che è il limite della demo, eh. Giù. Sì, qui si scende. C'è niente. Contorta.
dammi questi così ci riempiamo. Vai, 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 vai. Possiamo curarci. Esatto. E possiamo aumentare ancora di più questo, sì. L'efficacia della nostra trivella. E come vedete abbiamo sbloccato anche i potenziamenti per le bombe. Quindi immagino che ci saranno ulteriori potenziamenti. 3, 2... Uno, arriva il nemico. Okay. Sbagliato. Se qui tante volte ci fosse qualcosa. No. Mazza, ho potenziato ma tarda comunque. Altri cristalli rossi. Siamo già pienini. Lì a destra continua perché vedo che il blocchetto va verso la parete. Possiamo velocizzarci? Torniamo di qua. No. Ah, ok. Sì, possiamo andare più veloci. Possiamo anche curarci. Perfetto. Non vedo molta differenza però. Possiamo fare altro? No. Dobbiamo prepararci a distruggere i nemici. Eccoli. Meglio ammazzarli prima perché fanno malissimo. Ho ammazzato quello piccolo perché sicuro altrimenti avrebbe mandato niente, non ce la farò mai, eh. Avrei mandato il razzo sul mini alieno piuttosto che su la madre lì. Non so se l'esplosione non ci danneggia perché non c'è modo di recuperare la vita, per cui dubito. Dove era? Quassù? Qui? So che sei qui da qualche parte, stanzina segreta di qua. Sì, è qui! Niente spoiler, adesso ci andiamo a difendere dagli alieni. Allora sì, ero arrivato qua, ma nella versione iniziale della demo non c'era quel limite rosso, lo devono aver aggiunto. Vai. E qui c'è l'altra cosa che vi dicevo che ho trovato. Okay, F.
possiamo andare più veloci, possiamo aumentare questo, però possiamo curarci. E stavolta mi sono staccato subito, eh? Guardate che bello, eh? Svelto, svelto, svelto. Che luogo è lontanissimo. Guardate, è bello. Vedete che vi dicevo che le stanze sono molto più evocative. Qui c'è un altro ragno. Spettacolo, guardate che spettacolo, bellissimo, hanno fatto un lavoro spettacolare. E qui c'è una nuova arma. Uiii, andiamo. Quindi abbiamo già tre armi, eh. Ogni cosa, credo che trovando la terza arma si finisca la demo, eh. Vai, vai, vai. Abbiamo trovato il fucile a pompa. E qui possiamo cambiare. Oh. Z o X per cambiare l'arma. Ok. Guardate il fucile a pompa. Pam! Pam! Arriva la qualunque. Ok, questo non c'era. Ah sì, il tentacolo entrava in maniera differente. E questa era la demo di Wall World. Come avete visto, il gioco ha veramente tantissimo potenziale, è molto divertente, molto ben fatto. Se amate questo genere di giochi, davvero ve lo consiglio. Andate a vederlo immediatamente perché vale veramente la pena. Non so se lasceranno tra l'altro la demo per tutto lo Steam Fest ed oltre o solo per lo Steam Fest, quindi vi conviene. E comunque vi ricordo che come sempre qua sotto in descrizione troverete il link diretto alla pagina Steam del gioco nel caso voleste provare la demo o seguire lo sviluppo del gioco e metterlo in lista dei desideri. Come sempre io sono Roy Lovat e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!